Questa volta vi narrerò una storia curiosa. No, vabbè, ragazzi, ovviamente scherzo, anche perché questo l'ho già fatto. Allora, di cosa parlare? Forse del Natale? Non so, ragazzi, non vorrei cadere nel banale parlandovi delle festività natalizie, dei regali, del presepe, dell'albero e del bisogno di essere più buoni. Ma me lo sono sempre chiesto, perché essere più buoni? Perché Mister Babbo Natale non porta regali ai bimbi cattivi. Ma è possibile che Babbo Natale faccia davvero caso a come ci siamo comportati durante l'anno? Dovrebbe tipo spiare contemporaneamente tutti i bambini del mondo ogni giorno della loro vita? No, infatti la verità, ragazzi miei, è che tutto quello che riceveremo e quello che non riceveremo a Natale, il nostro essere giudicati da lui, cattivi o buoni, dipenderà solo da un'unica cosa: dal latte. Sì, avete capito bene. Il latte, quello che noi tutti lasciamo a Babbo Natale la sera della vigilia per risanarlo durante la sua marcia verso i bambini di tutto il mondo, che il giorno dopo finalmente potranno ricevere i loro amati regali. Apparecchi high-tech, ultra tecnologici e oscuri che tutti i bambini di oggi vorrebbero avere sotto il proprio albero di Natale. Come, che ne so, la nostra amata Xbox 360, che hanno chiamato così perché bisogna assillare i genitori 360 volte al giorno per farsela finalmente comprare. Quest'anno non l'abbiamo ancora ricevuta, ma già assaporiamo il primo gioco che prenderemo. Eh? Se Kingdom Hearts 3, forse nel 2057. Oppure un Nintendo 3DS, che è come un normale DS, ma cavolo, è in 3D! Così i funghi di Super Mario mi sembreranno delle vere e proprie minacce! O un bambolotto di ultima generazione, di quelli con la pelle vera, la risata vera, la cacca vera e la pipì vera, una cosa del tipo che facevi prima a comprarti un bambino vero a questo punto. Ma ci sono bambine che impazzirebbero per averne uno. O anche, che ne so, l'iPhone, l'iPad, l'iPod, l'iPid, l'iPude, chi più ne ha e più ne metta. Sono i regali che mi spingono a pensare a da dove cavolo sia venuta questa voglia improvvisa di comprarsi mele già mangiate. Guardando tutto questo, tutti questi pacchi, pacchetti e pacchettini di Natale, posso solo che chiedermi che fine abbiano fatto le lettere di una volta. Le lettere dei bambini che avevano, non so, il sogno di guidare una bicicletta, una bellissima bicicletta, e la speranza di riceverla sul serio per andare dappertutto, cadendo ripetutamente. O di avere un trenino! Sembrerà niente di speciale, ma al tempo, insieme alle macchinine telecomandate, era una delle cose che più si voleva ricevere. Oh, le Lego! Io al tempo ho costruito così tante Lego che con i pezzi che mettevano in più ci ho riempito due scatoloni e ci ho costruito un'altra vagonata di cose. Bei tempi. Davvero bei tempi. Ma non facciamo i melodrammatici, insomma, quali che siano state, sono o saranno le nostre richieste e i regali che vorremmo ricevere, a Babbo Natale non importa, perché ricordate. Tutto, ma proprio tutto, tutto, tutto quanto dipenderà solo ed unicamente da una cosa: dal latte. Oh, vedo che questo bambino si è comportato proprio bene quest'anno. Oh, ma dove sono i biscotti? Ah già, e anche dai biscotti. Quest'anno per lui niente regali. Ma questo è il canale di Richard HTT! Cosa posso dire? Sì, la parola del giorno è genetliaco. Se non sapete cosa vuol dire, altrimenti cercate su Wikipedia. Auguri di buon Natale e di buon anno anche da parte mia. Ciao!